propongo un piatto che ho sperimentato io. Diciamo che è una ricetta classica un po' rivisitata. Faremo i carciofi ripieni. Ci servono 5 carciofi, belli grandicelli, olio extravergine d'oliva, il limone per preparare i carciofi, dopo vi faccio vedere come fare, del pecorino, della pancetta, pepe, pan grattato, prezzemolo, latte, un uovo, aglio, sale e del pane raffermo, della mollica di pane, insomma quello che vi ritrovate in casa. La prima cosa da fare è quella di andare a pulire i nostri carciofi. Tagliamo un pochino il gambo, prima questa parte qui la mettiamo via, poi tagliamo il gambo sulla base e lo conserviamo perché vi faccio vedere come lo vado a riutilizzare. Togliamo le foglie esterne che sono troppo dure. Creiamo una base che si possa appoggiare, quindi bella dritta. Ecco qui. E tagliamo anche la parte superiore delle foglie del carciofo. Eccoli qui i nostri carciofi. Adesso prendiamo una bacinella d'acqua. Eccola qui. Ci strizziamo dentro un limone. Andiamo un po' a aprire i carciofi in questo modo, dall'interno, guardate, senza esagerare, e li mettiamo nell'acqua. Lasciamo i carciofi in acqua e limone per circa una mezz'oretta. Ora andiamo a pulire i gambi, perché io li utilizzerò nel ripieno, non si butta via niente. Trascorsa una mezz'oretta possiamo andare a bollire per una decina di minuti i carciofi in acqua salata. Poiché, come vi dicevo, non si butta via niente, prendiamo i gambi dei carciofi e tagliamoli a pezzetti a rondelline piccoline. Li mettiamo in un padellino, mettiamo giusto un filino d'olio appena appena e aggiungiamo la pancetta e facciamo rosolare nel padellino per una decina di minuti con un goccino d'acqua. I carciofi sono pronti e quindi possiamo preparare la farcia. Prendiamo la mollica di pane, il pane raffermo, il pan bauletto, quello che avete. Lo tagliamo a pezzettini piccoli. Lo andiamo ad ammorbidire con il latte. Uniamo un uovo, aggiustandolo con un po' di sale. Mettiamo i gambi del carciofo che abbiamo fatto in padella con la pancetta. Aggiungiamo un po' di aglio spezzettato. Aggiungiamo del prezzemolo tritato. Uniamo il pecorino e il pepe. Adesso prendiamo una teglia antiaderente. Per sicurezza un filino d'olio ce lo mettiamo sempre sulla base. E andiamo a riporre i nostri carciofi, che nel frattempo ho fatto raffreddare ovviamente. Apriamoli sempre un pochino, in modo che al centro possiamo andare a mettere il ripieno. Si poggeranno bene perché abbiamo tagliato dritta la base, quindi sarà facile andarli a appoggiare sul fondo.
I nostri carciofi sono pronti per accogliere la farcia. Andiamo con il pan grattato. Andiamo ad insaporire con l'olio. E i nostri carciofi sono pronti per andare in forno per circa 20 minuti a 200 gradi. Ricetta facile e gustosa. Ecco il carciofo farcito a modo mio. Per i carciofi farciti servono 5 carciofi, un uovo, 80 g di pancetta a cubetti, 30 g di pecorino, mollica di pane, latte, aglio, prezzemolo, olio evo, pan grattato e pepe.